importante riconoscimento sicuramente per tutto il lavoro svolto precedentemente, diciamo, perché il premio Maxi quest'anno Bulgari è sicuramente il premio più importante in Italia per l'arte contemporanea, e quindi è soprattutto un notevole riconoscimento e anche la possibilità, diciamo, di lavorare a una mostra in maniera piuttosto, insomma, produrre un lavoro che in questo caso Ludwig, che ha avuto bisogno di una produzione importante e di conseguenza un'installazione importante. Honored to be a part of it. The museum is amazing, and the other artists are really great, and it's been a really nice time spending time with them. And also, I think the three of our works, all of our work, sort of is trying to dismantle something, but all very different subjects. And I think it's a nice grouping. Il nostro progetto per il premio Maxi è nato inizialmente proprio con la volontà di confrontarsi con questo spazio che è appunto disegnato da Zaha Hadid, personalmente penso quasi come uno scherzo agli artisti che si devono confrontare con appunto i muri curvi, questo soffitto che appunto lascia passare la luce. E tutte queste piccole difficoltà. L'idea è stata proprio quella invece di plasmare un'opera partendo da queste cose. Ho iniziato a lavorare insieme nel 2003, sia diciamo i mondi musicali che quelli legati alle arti visive si sono intrecciati in maniera assolutamente naturale. La differenza forse oggi rispetto al passato è che prima in certi casi erano anche delle attività distinte, diciamo così, mentre invece negli ultimi 3-4 anni direi i progetti musicali, anche che seguiamo indipendentemente l'uno dall'altro, e invece i progetti più legati alle arti visive come Inverno Muto si stanno intrecciando sempre di più, quindi l'una alimenta l'altra e viceversa. Questi artisti sono dei veri e propri contemporanei, la loro generazione, che è quella della classe anni 80, manifesta tutte le criticità della nostra contemporaneità. Ovviamente vanno letti in filigrana i loro lavori, ciascuno ha dei simboli che rimandano a una lettura più complessa della nostra realtà. Quindi in questo certamente non è possibile definire e circoscrivere il lavoro, la loro pratica artistica in poche battute. È necessario approfondire e visualizzare nel dettaglio con ciascuno il vero significato di ciascuna opera.